Allora, Vergani, intanto benvenuto a Pescara. Noi ci ricordiamo quando ad agosto si era fatto il tuo nome, però ci dicevano lui vuole solo la B. Come mai poi alla fine hai accettato? No, non è del tutto vero, non è del tutto vero questo. Ho sempre valutato tutto, poi è normale che un giocatore punta a stare più in alto possibile, però sentendo il presidente, il direttore e le ambizioni di questo club, ho capito che era la scelta giusta per me. Le tue caratteristiche lì davanti, puoi giocare un po' come tutta in tutti i ruoli, ma tu ti senti più prima punta, seconda punta, puoi fare bene anche l'esterno? Sì, no, nasco prima punta, io sono una prima punta e preferisco stare davanti. Poi per le caratteristiche che ho posso fare tranquillamente anche l'esterno perché ho corso, passo. Vieni da una piazza importante come Salerno negli ultimi anni, un pubblico caldissimo alla Rechi. Che effetto ti ha fatto la chiamata della curva dopo la vittoria con l'Avellino? No, devo essere onesto, mi ha stupito, non pensavo di trovare un pubblico così vasto. E speriamoci che ci sostengano sempre così. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo Edoardo, la tua condizione, hai già i 90 minuti o hai bisogno di qualche altra settimana per metterti al pari dei compagni? Quello non te lo so dire, sicuramente sarà il campo a farmelo sapere anche a me. Latina, che ti aspetti? Mi aspetto una vittoria.